Buonasera, benvenuti a tutti. Sono davvero molto felice stasera di essere qui e di potervi regalare questa occasione preziosa per la vostra vita. E, mentre diamo un po' tempo a tutti, insomma, di collegarsi, di settare la posizione, e, visto che non tutti mi conoscono, mi presento. Io sono Sibilla, sono mamma single per scelta altrui e felice per scelta mia, e sono la fondatrice di Più Forte di Me, che è il progetto di crescita personale e spirituale per genitori single in rinascita, nel quale cerchiamo un po' di fare un pezzo di strada insieme per riprendere in mano le nostre vite e trasformare le nostre ferite in feritoie, no? Dalle quali possa passare molta luce, moltissima luce. Ma stasera parleremo un po' di qualcosa che riguarda tutti, insomma, maschi, femmine, genitori, non genitori, separati, divorziati, soli, diversamente soli, insomma, veramente di tutti perché parliamo di amore. Anzi, a dirla tutta, stasera, come sapete, siamo qui per fare l'amore, cioè per entrare un po' dentro la pratica, no? Della relazionalità, dell'affettività. Per imparare a creare delle relazioni che siano buone, che siano feconde, che siano gentili, anche a partire dai nostri fallimenti. Non sarò io stasera ad accompagnarvi in questo percorso, ma sarà con noi Nicoletta Mussoreglia, che adesso vado a presentarmi e che ci proprio introdurrà dentro il magico mondo delle relazioni. Quindi benvenuta Nicoletta nel nostro circolo di affamati d'amore, possiamo dire così? Allora, Nicoletta, dovete sapere, è un sacco di cose. Nicoletta è consulente di coppia, è mediatrice familiare, è consulente in sessuologia, ma anche e soprattutto Nicoletta è una mamma, ma non una mamma qualunque, ma una pentamamma, cioè una super mamma che, come dice lei, è sopravvissuta a tre adolescenze, a quattro preadolescenze, e adesso si trova, diciamo, a gestire i deliri ormonali del quinto figlio. Quindi, amici, praticamente stasera io ho invitato Wonder Woman, vero? Mi sembra, eh? Comunque, Nicoletta, io direi a questo punto di cominciare il nostro incontro. Io devi sapere che agli amici che sono qui collegati avevo chiesto stasera di arrivare nudi a questo incontro perché per fare l'amore bisogna appunto spogliarsi, no? Spogliarsi dei nostri pregiudizi, delle nostre paure, dei nostri sensi di colpa e spero che abbiano seguito questo mio primo consiglio, non alla lettera, ecco, però metaforicamente parlando. Il secondo consiglio è più tecnico, diciamo, è quello di disattivare il microfono e la webcam adesso, almeno in questa prima parte dell'incontro, per permetterci e permettervi di godere al massimo di questo momento e di favorire la concentrazione sia vostra che di Nicoletta. Alla fine del workshop di Nicoletta potrete riaccendere la webcam e il microfono e magari ci dedichiamo uno spazio per le domande e per un confronto. Quindi buon ascolto e lascio la parola a Nicoletta. Buonasera a tutti, grazie mille della presentazione Sibilla, sono lusingatissima, purtroppo non sono, per fortuna, insomma, non sono Wonder Woman, infatti le occhiaie che vedete qua sotto dicono chiaramente che tra di adolescenze e preadolescenze sono, insomma, non dico esperta, no, di quelle dei miei figli sì, un pochino sì, degli altri assolutamente no, ma in questa fatica generale che facciamo tutti
tentiamo, ecco, tentiamo di trovare il meglio, tirare fuori il meglio che si può da quello che stiamo vivendo. Sono molto contenta di essere qui questa sera e devo dirvi che sono molto emozionata. Spero di fare bene per voi, ma soprattutto per me anche, perché mettere le mani in pasta e fare un po' il punto della situazione di come viviamo l'amore, come facciamo l'amore, è un aspetto molto prezioso per tutti, per me anche in particolar modo. Fare l'amore, questa è la prima cosa che racconteremo questa sera, cioè che ci sono dei gesti che si fa, li crei proprio, si fanno, e nel momento in cui li vivi e li fai, generi qualcosa che prima non c'era. Ed è qualcosa che costruisce proprio delle occasioni di incontro, delle trame, dei frutti, a volte anche delle fatiche, che però ci plasmano, ci costruiscono, insomma, ci fanno essere quello che siamo. Nei nostri aspetti buoni, anche nelle nostre fatiche, ma ci rendono assolutamente unici, meravigliosamente unici. Diceva Sibilla che questa sera invitava tutti a presentarsi nudi, perché per far l'amore essere spogliati è molto bello. Però per spogliarsi e perché questo sia una cosa piacevole e che ci faccia sentire accolti, è necessario che ci sia l'ambiente giusto, il clima giusto, la stanza giusta, anche la temperatura giusta. Allora, per far sì che questi aspetti ci siano, faremo qualche cosa questa sera che ci consenta di stare a nostro agio il più possibile in una zona di comfort, ma che ci permetta anche di muoverci con sinuosità e senza farci male. Per fare questo chiederò a voi di raccontarvi alcune piccole cose e utilizzeremo la scrittura, per cui vi chiedo per favore, per partecipare all'incontro di questa sera, di avere con voi un foglio ed un abiro. Quindi procuratevi questo materiale, un foglio e un abiro da tenere vicini e che ci aiuteranno a tirar fuori gli aspetti più preziosi della chiacchierata di questa sera, che saranno le parole che dirò io, ma in minima parte, saranno soprattutto quelle cose che le mie parole magari risveglieranno o risveglieranno nei nostri cuori. Ecco, questi aspetti sono preziosi da tenere perché penso saranno il paniere che ci porteremo a casa. Allora, da dove partiamo? Per spogliarci, per riuscire a vivere dinamiche d'amore, è prezioso che l'ambiente sia confortevole, che abbia la temperatura giusta, che non siamo nella temperatura giusta. Allora vi chiedo per favore di scrivere sul foglio una cosa che voi avete di bello, una cosa che io ho di bello. Ho uno slogan che uso spessissimo: chi si ama si dona, chi non si ama si svende. E svendersi è una cosa brutta in generale, nelle relazioni è veramente l'inizio di grandissime fatiche. Per non svendermi devo volermi un po' bene, per volermi bene devo imparare a vedere, a raccogliere le cose di bello che ho, le cose belle che ho. Allora adesso per favore vi chiedo di scrivere su questo foglio una cosa bella che io ho del nostro corpo, del nostro corpo. Ho il lobo dell'orecchio più bello di tutto il condominio, ho le caviglie bellissime, ho dei muscoli, delle braccia meravigliosi, ho degli occhi molto con un colore bellissimo, uno sguardo molto profondo, ho una voce intonatissima, una cosa bella che io ho, che il mio corpo ha, che sa fare il mio corpo. Vi chiedo di pensarci qualche secondo e poi di scriverlo. Per imparare a far bene l'amore è necessario che il clima sia buono, perché il clima sia buono io posso portare qualcosa di buono, e qualcosa di buono è il bello che ho. Raccoglierlo, intanto imparare a raccoglierlo io. Allora vi chiedo per favore di scrivere su questo foglio una cosa bella del mio corpo che ho, una cosa bella della mia voce, della mia postura, insomma del mio corpo che ho. Provate a pensarci e poi vi chiedo di scriverla. Anzi, la scrivo anche io. Altro aspetto prezioso, una cosa bella che ho, una cosa bella che so fare. Questo è l'altro aspetto che è prezioso tenere a mente, tenere nel cuore quando parliamo di relazioni e di relazioni d'amore. Perché questo? C'è una frase bellissima di Rilke che a me piace tanto e che dice: ti ama davvero chi ti obbliga a diventare il meglio di ciò che puoi diventare. Diventare il meglio di ciò che io posso diventare, ah mamma mia, è un'avventura meravigliosa, a volte serve qualcuno che ci aiuti a fare questo, o chi ci ama dovrebbe aiutarci in questo, ma per far ciò è necessario che io veda e provi a vedere quelle trame particolari, quelle abilità che io ho e che mi rendono un po' unica, sì, perché no, un po' unica. Allora vi chiedo di scrivere una cosa bella che so
fare una cosa bella che mi riesce particolarmente bene, ma piccola, non importa, ma che mi riesce molto bene. Provate a pensarci e poi vi chiedo di scriverla. Quando parliamo di fare l'amore, di sperimentare l'intimità, è innegabile che l'intimità è un linguaggio, una capacità, gesti, che quando io li penso mi sembrano universali. In realtà poi dopo, quando andiamo incontro agli altri, ci rendiamo conto che il linguaggio dell'amore non è così universale. Ognuno ama utilizzando un linguaggio proprio e si sente amato quando ascolta questo tipo di linguaggio. È proprio come una lingua madre, è proprio come un diverso, come si dice, un diverso dialetto, un diverso idioma. Qual è la pista che ci può aiutare? Un libro scritto già qualche anno fa parlava dei cinque linguaggi dell'amore, cinque gesti, cinque modalità, cinque azioni che ci fanno sentire amato. E questo scrittore, che si chiama Gary Chapman, li elencava questi cinque e li raccoglieva in questo modo qua: parole di rassicurazione, aiuto, momenti speciali, contatto fisico oppure regali. Chi ama solitamente utilizza un linguaggio particolare e io devo sapere qual è il mio linguaggio e poi devo interrogarmi di qual è il linguaggio di chi amo e chi sta vicino a me. L'intimità, il fare l'amore, è quella cosa che ci invita a entrare in una dinamica che potremmo definire erotica. Ma che cos'è l'erotismo? L'erotismo è fare il primo passo per uscire da me e andare incontro a qualcun altro. E in questo viaggio io scopro che ciò che piace che l'altro faccia a me non è piacevole lo stesso se io lo faccio a lui. Questo è il primo passo erotico prezioso. Io posso essere molto felice se chi mi ama mi bacia al lobi delle orecchie, per dirne una, ma se io faccio la stessa cosa a lui o a lei, resta inorridito perché non gli piace, perché ha avuto gli otiti da bambino, perché, 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 perché. L'erotismo è questo primo passaggio che facciamo, essenziale non solo per vivere la dinamica dell'amore, ma anche per tanti altri aspetti. Ciò che a me piace che gli altri facciano, se io lo faccio a chi amo, non necessariamente ha lo stesso effetto. Ma perché questo? Perché forse, anzi, molto probabilmente, chi mi ama e vive accanto a me parla un linguaggio d'amore diverso dal mio. Quindi ci rendiamo conto che le dinamiche che ci portano a fare l'amore ci insegnano tanti aspetti che ci servono tantissimo nella vita di relazione ed è molto prezioso raccontarle ai nostri figli, imparare già a fargliele vivere e poi a far vedere come queste trame costruiscono gli incontri preziosi della vita. Cinque linguaggi dell'amore: gesti di servizio, essere aiutati, parole di rassicurazione, vedrai che ce la fai. Contatto fisico, guardarsi, toccarsi, che ci manca tantissimo adesso. Momenti speciali, qualcosa che facciamo solo per noi due. Oppure regali. Se doveste raccontarmi o provare a raccontare a voi stessi qual è il linguaggio dell'amore che in questo momento più vi piacerebbe poter ascoltare da qualcun altro? Qual è il linguaggio dell'amore da cui siete più attratti? Provate a pensarci e poi vi chiedo di appuntarlo sul foglio. Momenti speciali, contatto fisico, regali, parole di rassicurazione, vedrai che ce la faremo, o gesti di servizio, di aiuto. Provate a pensarci, poi vi chiedo di provare a scriverlo sopra il foglio. L'aspetto preziosissimo dell'intimità e di poter parlare, di poter vedere la bellezza del fare l'amore è anche tanto legato al fatto che noi nel corso della nostra vita impariamo in continuazione su tanti aspetti, impariamo tante cose preziose anche in questo ambito qua. Ed è un campo prezioso in cui lavoriamo tutta la vita, il cantiere dell'intimità, l'intimità con noi stessi, l'intimità con chi amiamo, l'intimità desiderata che non abbiamo, l'intimità che avevamo. Ed è un cantiere prezioso perché ci permette di diventare sempre più pienamente uomini e donne, insomma, ci permette di camminare. E in questo cantiere noi riusciamo a fare un'altra cosa preziosissima, che è questa: riusciamo a vederci tutti interi. Ma come facciamo per vederci tutti interi? Per vederci tutti interi è preziosissimo ricordarci che
Io ho bisogno, per vedermi tutta, di uno schermo, di uno specchio, di qualcosa che mi rimandi la mia immagine tutta intera. Io da sola non ce la faccio. Provate a pensare a qualcosa di piccolissimo. Che cosa direste di me se io vi raccontassi che sono la più brava narratrice di barzellette di tutta l'Italia, ma che ho degli amici così antipatici che non ridono mai quando io faccio una battuta? Cosa pensereste voi di me? Beh, forse che così brava a raccontare barzellette non lo sono, perché non è possibile che i miei amici si impuntino e non ridano mai solo per farmi un dispetto. Oppure se vi dicessi che sono la cuoca di torte più buone di tutto il mio circondario, e quando porto le torte alle feste di amici, la mia resta sempre l'ultima a essere assaggiata e me la riporto a casa quasi intera. Cosa pensereste di me? Forse che come cuoca magari non sono così brava come io mi vedo. Ecco, questo è l'altro aspetto. Quando facciamo l'amore, quando entriamo in relazione con gli altri, ci mettiamo davanti a questo specchio che racconta a noi chi siamo noi, nelle nostre capacità di andare incontro agli altri e anche nelle nostre fatiche, nelle nostre fragilità. Ma non è uno specchio che ci rimanda un'immagine statica, sei così e non cambierai mai per nulla al mondo. No, è uno specchio che ci rimanda un'immagine, magari in alcuni aspetti un po' dolorosa per noi da guardare, ma che ci indica anche un sentiero da seguire, qualcosa per crescere e camminare, che non è faticoso, a tratti avvincente e sfidante. Allora vi chiedo per favore di provare a fare queste piccole condivisioni sempre su quel foglio che abbiamo lì vicino. Che cosa ho imparato a fare di buono, o meglio, che cosa ho imparato a vivere meglio nelle relazioni d'amore? Magari l'ultima relazione che si è chiusa è stata faticosa, dolorosa. Che cosa ho imparato che io so fare e so fare meglio di una volta nelle relazioni? Che ne so, per esempio, ho imparato che anche se sono molto timida, ora so raccontarmi un po' meglio. Questo per me è stato faticoso, magari il mio vissuto familiare. Ecco, adesso ho imparato che mi costa sempre fatica, ma riesco a narrare qualcosa di me. Oppure ho imparato che so rallentare un po' le parole, perché io parlo tantissimo e forse a volte addirittura riesco ad annebbiare chi vive accanto a me o chi mi ama con le mie parole, e adesso ho imparato ad asciugare un po', perché oppure ho imparato ad essere più paziente, oppure ho imparato ad essere più generosa, oppure, provate a scrivere sul foglio che cos'è che ho imparato. Ho imparato a fare meglio, a vivere meglio nelle relazioni. Fare l'amore è un'evoluzione continua, è un apprendimento continuo ad andare incontro all'altro, lasciare che l'altro arrivi incontro a me. Che mi ha aiutato in questo è anche ricordarmi e vedere ciò che ho imparato, piano piano ho imparato. Allora vi chiedo per favore di segnare su quel foglio una cosa, un modo mio di essere nelle relazioni che ultimamente è migliorato, direi. Sì, su questo sto lavorando, ho lavorato e ho prodotto cambiamenti che mi piacciono, e provate a scriverlo. Lo so, vi chiedo di scrivere cose che magari richiederebbero un pensiero un tempo più lungo, ma stare silenziosa davanti a un video, a uno schermo dove sono solo io, mi genera ansia, quindi non posso che lasciarvi più di qualche secondo e poi dopo devo assolutamente riprendere a parlare, così racconto anche qualche cosa di me. Questo aspetto, cioè che camminiamo, che cresciamo, che nelle relazioni in effetti evolviamo tantissimo, è molto prezioso da ricordarci, e soprattutto è molto prezioso perché ci dà la possibilità di vedere quali sono i desideri profondi del nostro cuore che piano piano impariamo a scoprire, perché li traffichiamo e perché li ripuliamo dall'impurità e ci vengono sotto occhio con più chiarezza. Questo è un lavoro continuo, certosino, che a volte facciamo con tanta fatica, soprattutto quando il nostro cuore è ferito o ha vissuto dei momenti faticosi. A volte alle nostre spalle c'è una vita di relazione complessa e complicata, che ha lasciato in noi quello che diceva prima Sibilla, delle ferite che sono diventate anche delle ferritoie, cioè dei punti da cui un po' di luce arriva. Ed è preziosissimo vedere che questa luce arriva anche da ciò che io ho imparato nel corso della mia vita. Perché? Perché noi ogni tanto pensiamo che
In coppia Nicoletta è così perché è in coppia con Davide. Ma se fosse in coppia con Giovanni, ecco, Nicoletta sarebbe molto differente sarebbe nel suo vivere la dinamica di coppia. E questa è una parziale verità. Perché è vero che io in coppia con Davide, che è mio marito, tra l'altro, o in coppia con Giovanni, che non so chi sia, un uomo di fantasia, è vero che le coppie sarebbero differenti, ma l'altro aspetto, alcuni punti di Nicoletta, ahimè, sarebbero sempre gli stessi, o meglio, per fortuna. Ci sarebbero cose che restano di me, belle, e però anche le mie fatiche resterebbero. Quindi, se sono una donna che si lagna molto, ecco, sarò lagnosa sia con Davide che con Giovanni. Se sono una campione del mondo di muso, sarò campione del mondo di muso sia con Davide che con Giovanni, molto probabilmente. Se sono una che, sarò così sia con Davide che con Giovanni. Ma su questo mio modo di essere, di essere in relazione, io posso lavorare e apportare ogni tanto delle piccole modifiche che mi consentono di viaggiare verso la mia pienezza. E allora adesso vi chiedo di scrivere sul foglio verso dove sto veleggiando, qual è l'obiettivo, l'orizzonte che mi piacerebbe raggiungere o se non altro verso cui mi piacerebbe orientarmi. Vorrei posare un po' di ansie nelle relazioni di coppia, oppure vorrei posare un po' di timori nelle relazioni di coppia. Oppure vorrei avere un po' più di, come posso dire, di tenerezza nelle relazioni di coppia, sono un po' orso. Oppure vorrei, verso che orizzonte mi sembra di andare o mi piacerebbe andare, vi chiedo per favore di provare a scriverlo sul foglio che avete vicino a voi. C'è un piccolo racconto che mi ha tenuto compagnia pensando alla narrazione di questa sera. E ero molto, molto emozionata perché so che, insomma, sto in compagnia di una comunità bella che condivide tanto insieme. E questo mi fa molto piacere. Mi sono sentita molto accolta da Sibilla, subito, subito, appena ci siamo sentite. Questa narrazione che voglio raccontarvi è legata al fatto che a volte le nostre relazioni passate ci hanno lasciato magari fatiche e pesi grandi. Fatiche e pesi grandi che ci hanno reso l'orizzonte grigio per tanto tempo e tanti giorni. Ma un grigio su cui non ci siamo potuti sedere, crogiolarci e piangerci addosso, perché non eravamo soli. E con noi c'era qualcuno di molto importante, nostro figlio, nostra figlia. E mettere insieme il fare l'amore, la bellezza dell'incontro, la fatica di lasciarsi, il dolore di una relazione che si chiude e la voglia di crescere i nostri figli con un cuore libero per amare, ecco, tutte queste cose messe insieme sono una sfida grandissima. E io mi sentivo molto piccola a parlarvene stasera, anche se di mestiere mi occupo di mediazioni familiari, mediazioni per la riconciliazione, mediazioni per la separazione, insomma. Da dove mi parlo qui, il mio studio, qua dentro ci sono intere valigie di sofferenze e di lacrime che molti dei miei clienti mi lasciano in parte, sono felicissima di custodirle. Ma c'è un racconto che questa sera mi ha tenuto molto compagnia. Mi ha tenuto molto compagnia perché mi ha dato la luce che mi serviva per affrontare il tema di questa sera. Noi non possiamo non pensare che ciò che abbiamo vissuto, ciò che ha vissuto il nostro cuore, ci plasma e ci costruisce. Ma può essere anche il trampolino per farci guardare la vita diversamente, anzi, per darci un'occasione di ripartenza e per far ripartire chi vive accanto a noi e che amiamo tantissimo, i nostri figli, che vogliamo siano aperti all'amore, che vogliamo abbiano il desiderio di vivere in pienezza le relazioni. Come fare? Ho ascoltato un po' di tempo fa una conferenza di una donna dalla spiritualità molto molto bella, si chiama Benedetta Rossi, Suor Benedetta Rossi, ed è una biblista. Quando le donne studiano la parola di Dio, secondo me è una cosa meravigliosa. E ha raccontato una piccola parte della Bibbia, del libro della Genesi, che mi ha colpito tantissimo. Faccio una piccolissima introduzione. C'è una coppia nel libro della Genesi molto molto famosa, si chiamano Abramo e Sara, il patriarca e sua moglie.
felici e molto innamorati, che non hanno figli. Desiderio di Abramo avere una discendenza, purtroppo, ahimè, Sara non riesce ad avere figli. E pensano o sperano, desiderano avere questa discendenza, ma non arriva. E a un certo punto a Sara viene un'idea e dice ad Abramo: ascolta Abramo, facciamo così. Tu giaci, cioè vai a letto con la schiava Agar. Speriamo che lei resti incinta. Se resterà incinta, il figlio tu lo prenderai in braccio e sarà figlio nostro. Abramo nicchia un po' sì, un po' no, però poi sta di fatto che fanno questo. Abramo giace con Agar, Agar resta incinta e da questa gravidanza nascerà un figlio che si chiama Ismaele. Poco dopo anche Sara resta incinta e da questa gravidanza nascerà un figlio che è Isacco. Cosa succede? Succede che a un certo punto Sara vede Agar con Ismaele ed è rosa dalla gelosia. Non le piace che questo figlio di una schiava, sì di suo marito, ma di una schiava, giochi col figlio suo. Allora convince Abramo e dice: ascolta Abramo, spediscila nel deserto, lei e il figlio soli, gli dai acqua e poi li fai camminare. Non voglio più vederli, non voglio più vederli. E Agar non aveva grandi possibilità di scelte, una schiava, una donna, con il figlio da sola parte. E parte perché non può far diversamente e parte sapendo che partirà per la morte, lei e il suo bambino. E mentre succede questo, ecco, arriva qualcosa che secondo me è prezioso e può esserci di aiuto. Camminano già da un po' e a un certo punto lei è stremata senza acqua e la Bibbia dice: allora essa depose il fanciullo sotto un cespuglio e andò a sedersi di fronte, alla distanza di un tiro d'arco, perché diceva: non voglio veder morire il fanciullo, non voglio veder morire mio figlio. Allora ti metto sotto un albero, un po' di ombra, e io mi allontano perché non ti voglio sentire. Non voglio sentire mentre muori, so che morirai, morirò anch'io, e non posso stare qua a vedere questo. E in questo momento scatta qualcosa. Qui per la Genesi è Dio che scende. Secondo me è proprio è Dio, e non so che cos'è, ma è qualcosa che ti fa andare per un attimo con il cuore, oltre questa sofferenza che provi. E succede un miracolo. E la Bibbia dice che Dio sentì il pianto del bambino, ma non è questo che ci interessa. Come si salva Agar? Dio ha udito la voce del fanciullo là dove si trova. Ed ecco, alzati, prendi il fanciullo e tienilo per mano, perché io farò di lui una grande nazione. E poi dice: Dio le aprì gli occhi. Ed ecco, vide un pozzo d'acqua. Allora andò a riempire l'otre e fece bere il fanciullo, e Dio fu con il fanciullo che crebbe, abitò nel deserto e divenne un tiratore d'arco. E poi c'è ancora una storia su questo Ismaele. Egli abitò nel deserto di Paran e sua madre gli prese in moglie una donna dal paese d'Egitto. Questo, secondo me, è il cuore. Agar sta per morire di dolore, di sete, di sofferenza, di delusione, di solitudine. E con lei teme morirà anche il figlio. Lei lo sa già che morirà. E allora lo mette in un posto un po' confortevole, si allontana, ma solo per aspettare l'irreparabile. E la svolta non è una cosa mirabolante, non sono fuochi d'artificio, è che a un certo punto lei apre gli occhi e vede che c'è un pozzo con dell'acqua lì vicino. C'è da bere per lei e c'è da bere per il figlio. C'è da bere per lei e c'è da bere per il figlio. Ma tutto questo perché apre gli occhi e vede l'acqua. Fare l'amore, costruire dinamiche d'amore, quando il nostro cuore è stato ferito, ci obbliga a fare questa scommessa: aprire gli occhi e vedere che c'è un pozzo d'acqua. Non c'è una valle fertile, non c'è un pozzo d'acqua, perché per non morire di sete basta un pozzo. E questo pozzo è prezioso perché dà da bere a me e dà da bere a mio figlio. Nelle nostre relazioni complicate, nelle relazioni che ci hanno fatto soffrire, ci deve assolutamente essere un pozzo. Un pozzo,
anche da una storia da cui non salvo niente, un pozzo ci deve essere, perché sennò io e mio figlio moriremo di sete, moriremo di rabbia, moriremo di rancore, moriremo come volete voi, ma moriremo. Cosa vuol dire moriremo? Non diventeremo più quella parte migliore di noi che possiamo essere, che possiamo diventare. E invece a noi, come genitori, è chiesto questo, di diventare spacciatori di speranza e soprattutto individuatori di pozzi per noi e che poi diventano i pozzi per i nostri figli. È troppo prezioso questo. È possibile anche quando alle spalle abbiamo avuto un vissuto faticoso? Sì, è possibile. Perché raccontiamo e potremo raccontare ai nostri figli che inseguivamo, desideravamo una pienezza che non c'è stata, ma che non per questo smettiamo di credere che esista. Non per questo smettiamo di credere che esista. Non perché siamo gente che crede alle favole, non siamo così. Noi abbiamo pagato di tasca nostra tutte le cose che abbiamo fatto. Ma perché sappiamo che quella pienezza che magari io non ho vissuto c'è. Ne sono sicura che c'è, perché l'ho già vista. Magari non nella mia vita e me ne spiace tantissimo, ma qua e là l'ho vista e ho creduto a quello che ho visto. E te lo racconto. E ti dico proprio che io ho nostalgia di quella pienezza che non ho avuto, che spero di poter avere, ma che non ho avuto. E però ti racconto, proprio perché io non l'ho vissuta, che la potrai vivere tu. La potrai vivere tu. E questo, secondo me, è l'aspetto più grande che possiamo regalare ai nostri figli, che loro possono essere più felici di noi. Più felici di noi. Che è una cosa che in teoria sappiamo tutti e desideriamo tutti, ma in pratica, pensate a queste frasi che ogni tanto diciamo, gli uomini, tutti tuo padre, o la versione, le donne, tutte tua madre. I ragazzi di questi tempi non sanno più cos'è. Ecco, quando iniziamo questa narrazione qua, raccontiamo ai nostri figli che non potranno essere più felici di noi. Forse lo facciamo perché abbiamo paura, eh? Paura che loro ci provino, che restino delusi, paura perché raccogliere il dolore dei figli è faticosissimo, è la cosa più complicata che ci sia. Ma abbiamo bisogno di disegnare un orizzonte di speranza per loro, anche di speranza nelle relazioni, perché noi sappiamo quanto preziose sono. Abbiamo investito e scommesso così tanto, e magari abbiamo pagato un prezzo alto, ma questa dinamica è preziosa. E allora, grazie ad Agar e a Ismaele e a Abramo e Sara, che insomma, per esserci padri nella fede e nella Bibbia vengono raccontate veramente storie di famiglie molto, molto, molto crudeli, molto crudeli. Questa donna spersa nel deserto a un certo punto apre gli occhi e vede. Per i nostri figli aprire gli occhi e vedere è molto prezioso, soprattutto se loro possono pensare o in qualche modo credere che non ci sia una pienezza nella relazione. Una pienezza nella relazione c'è, è impegnativa, a volte è complessa da raggiungere, a volte pensavamo di averla raggiunta, ma è stata una sofferenza. Eppure, anche da una storia così, c'è un pozzo da tirar fuori, c'è un pozzo da vedere. Questo è prezioso da trovare, perché trovato quel pozzo noi non ci ammaleremo di rancore. Il rancore è una malattia tremenda, è simile al diabete secondo me. Quando ti ammali di rancore, la prima cosa che perdi è la vista e la circolazione. Non riesci più a vedere il bello e non riesci più a camminare verso il bello. Ammalarsi di rancore è la cosa peggiore che possa capitare a un genitore, perché poi c'è il rischio che la trasmettiamo. Che cos'è che ci aiuta a non ammalarci di rancore? Anche del nostro passato, anche delle nostre storie complicate, trovare un pozzo, cioè un aspetto buono. Fosse anche sono rimasto in piedi, un pozzo, ma uno è da trovare e da raccontarcelo noi. E poi, quando i nostri figli potranno, da raccontarlo a loro in piccole pillole, perché c'è anche una riservatezza in questo, ma indicarti il pozzo e come ho fatto a vederlo è molto prezioso. Ecco, qui iniziamo a costruire quella strada per arrivare a far l'amore da gran gourmet, cioè da
professionisti, fare l'amore con tanto gusto, che non è legato ai gesti o alle acrobazie, ma è legato alla capacità del nostro cuore di generare trame di incontro. Insomma, che ci si possa veramente incontrare, non solo sfiorare, ma proprio incontrare e camminare insieme. Ricordandoci che il nostro cuore ha queste ferite che si sono rimarginate per fortuna e che restano e che lasciano su di noi delle cicatrici. Noi ripartiamo dalle relazioni, in qualche modo riscommettiamo, ricominciamo, siamo resilienti, come ci viene raccontato, ma non siamo un sasso che viene compresso e poi, poiché è resiliente, ritorna nella sua forma come prima. Qualche segno su di me resta. Qualche segno su di me resta, ma la cicatrice è intanto l'aspetto che sono guarita, ero ferita e non sono morta dissanguata, sono guarita. E poi è un ricordo forse di una strada percorsa senza un buon sistema d'antifurto, senza un buon sistema che ci facesse stare in allerta quando alcuni pezzi del mio vivere in relazione, della nostra relazione, iniziavano a mancare. E a volte ci scopriamo col passare del tempo sguarniti di un sistema d'antifurto, cioè qualcosa che suoni quando entriamo in una situazione di pericolo e che ci consenta di stare allerta e di vedere. E questa è anche una cosa preziosa che custodisce un modo buono di fare l'amore. Queste cicatrici, questi segni ci lasciano la capacità che siamo guariti e poi anche quella capacità di costruire un sistema d'antifurto che non ci faccia stare lontano dagli altri, assolutamente no, ma che ci faccia camminare sentendo quando le relazioni vanno in difficoltà ed entrano in affanno. E questo aspetto è preziosissimo da raccontare ai nostri figli, da raccontare e da far vedere, perché noi abbiamo desiderio che loro si affaccino alla vita con un desiderio di andare verso una pienezza che in qualche modo c'è e che gliel'abbiamo raccontata e soprattutto che speriamo proprio loro possano raggiungere e speriamo di raggiungerla anche noi, tra l'altro, questo cammino continuo. E questo desiderio un po' devono vederlo da noi. Non vuol dire passare tutta la vita a ridere, essere euforici, no, perché vuol dire anche fare i conti con le nostre povertà e con le nostre fatiche. Però se riconosciamo i pozzi del nostro passato, ecco, lì sarà più facile ricordarci di quando eravamo assetati e abbiamo bevuto e poi imparare a individuare il pozzo che adesso mi aiuta. Il pozzo è proprio questo, guardare con occhi diversi, aprire gli occhi e guardare il buono che mi ha accompagnato e che c'è anche adesso. E allora non so la vostra storia quanto è stata o il vostro passato che colore ha avuto, ma vi chiedo per favore su quel foglio che avete di segnare un pozzo, qualche cosa che ci ha permesso di bere e di non morire di sete. Provate a scriverne anche uno solo, anche uno solo. E poi, non so i vostri figli che età hanno e come sono, ma provate a pensare se è possibile raccontare a mio figlio, a mia figlia, ai miei figli di questo pozzo, in un modo che loro possano su misura loro, ma è possibile raccontare che c'è stato un momento in cui mi sembrava di morire nel deserto, mi sembrava che morissimo nel deserto, ma a un certo punto si sono aperti gli occhi e abbiamo visto un pozzo, e abbiamo visto un pozzo. Provate a pensarci se nei prossimi giorni potessimo magari raccontare in modo semplice di un pozzo che abbiamo visto, aprendo gli occhi, vicino a noi, vicino a noi. E poi, e con questo magari, insomma, vado verso la chiusura, vedere un pozzo è anche la capacità, o meglio, la capacità di vedere il pozzo
resa ancora più viva se io so che posso essere un pozzo per qualcuno. Posso essere un pozzo per qualcuno. Allora, anche se abbiamo il cuore stanco, magari deluso, e magari ci stiamo rialzando a fatica, c'è forse qualcuno che accanto a noi ha sete come noi, magari in modo diverso, forse di più, forse di meno, non lo so. Ma se io vi chiedessi, c'è qualcuno che secondo voi avrebbe bisogno di prendere acqua da me come pozzo, vi viene in mente qualcuno? Questo è l'altro aspetto preziosissimo. Imparare bene a fare l'amore, e così torniamo lì, è imparare ad essere amanti, ma imparare ad essere amabili. Cioè imparare a dare e imparare a ricevere. Due movimenti che sì, sono poi molto circolari fra di loro, ma che hanno gesti differenti. Dare e imparare a ricevere. Dare e imparare a ricevere. Essere amanti ed essere amabili. Ed è un'attività che si impara nella nostra vita, abilità che si imparano nella nostra vita e che spesso troviamo nel nostro cuore proprio quando lasciamo che qualcun altro ci chieda o si disseti da noi. Proprio da noi, così piccoli, così sofferenti, eppure dal nostro piccolo pozzo può venire fuori un po' di acqua per. Allora, c'è qualcuno che in questo momento ci sembra potrebbe attingere al nostro pozzo? Provate a pensarci e poi vi chiedo di provarlo a scrivere sul foglio. E con questo volevo anche lasciare un aspetto prezioso. Può darsi che da una relazione d'amore complessa, che poi forse si è chiusa anche in modo doloroso, ecco, da una relazione così, può darsi che questa relazione ci abbia portato il dono bellissimo di diventare papà e mamma. E non, è complesso tenere insieme tutto, La gioia della maternità, della paternità e le sofferenze che sono legate a questo universo relazionale che magari si è sciolto, che non c'è più. Eppure, è così prezioso sentirci raccontare che la loro venuta, essere diventati papà e mamme, per noi è stato un dono grande, pur se durante una tempesta incredibile o la tempesta è arrivata dopo, è così prezioso perché racconta loro il distillato della vita, e cioè che a volte anche in momenti di grandissima sofferenza ci sono luci, gioie grandi che ci consentono di fare un passo in avanti, un passo in avanti, un passo in avanti. E magari sono faticosissime perché crescere un figlio da soli, immagino, sia una fatica incredibile. Eppure, questa fatica insieme era gioia, era speranza, era luce, era lacrime, era disperazione, era tutto, ma è stato un passo, un passo, un passo, un passo, un'inarrestabile speranza, un'inarrestabile speranza. Inarrestabile, e questo ci ha concesso di camminare, 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 camminare. Questa è una realtà ed è una dinamica d'amore essenziale da raccontare ai nostri figli, perché qualsiasi cosa capiti nella loro vita, e gli auguriamo una vita felicissima, si ricordino che anche nelle situazioni più buie, arrivano forze, arrivano luci preziose. Così a me è successo e così te lo racconto, figlio mio. Queste dinamiche di vita e di piccole o grandi morti, di ripartenze e di cadute clamorose. Ecco, in questo rialzarci noi acquisiamo la nostra capacità di amare e la perfezioniamo, perché è qualcosa che ci giochiamo sul campo e che impariamo facendo.
e che impariamo a fare facendo, ricordandoci ciò che abbiamo fatto e dove ci piacerebbe andare, e ricordandoci anche che non siamo soli e che camminiamo non perché ci va di farlo, ma perché abbiamo un bambino da crescere con noi. Ed è prezioso mettere un piede davanti all'altro, e anche se non riusciamo a camminare, perché in questo momento siamo molto stanchi e molto addolorati, questo camminare continuo resta. E credo sia una dinamica d'amore da gran gourmet, prezioso da vivere, da ricordarci che abbiamo vissuto e da raccontare ai nostri figli. Raccontare e narrare. Perché loro sono un anello prezioso di questa catena di vita, sì, un po' sporca, in cui c'è luce, buio, gioie e lacrime, ma che vale la pena di essere vissuta, e vale la pena di continuare, perché ci sarà una pienezza di relazione d'amore che noi ci auguriamo loro possano vivere. Noi ci auguriamo loro possano vivere, e continueremo a raccontargliela e a spronarli su questo, perché è la via che porta a una pienezza grande e bella. Quindi che si possa dire di noi che siamo grandi spacciatori di speranza, grandi uomini e donne che apprendono dalla loro capacità di amare e che hanno sempre un orizzonte di crescita verso cui andare, per tracciare una strada, o meglio, per fare strada insieme a, e che i nostri figli possano camminare un po' con noi. Io vi ringrazio tantissimo. Sibilla, penso che possiamo fermarci un attimo qua, e così magari, se c'è la possibilità di raccontarci qualcosa o di condividere qualcosa, io sarei felice di sentire. Certo, grazie. Guarda, Nicoletta, io faccio fatica adesso a parlare perché sono ancora emozionata. Tutto quello che ci hai detto, e mi auguro che qualcuno adesso voglia ora un attimino riprendersi e farti qualche domanda. Io mi sento di dire che c'è l'augurio a noi che siamo qui collegati, e che forse siamo tutti un po' agar, in qualche modo ci siamo riconosciuti tanto in questa donna, che possiamo trovare tutti questo pozzo, e che sappiamo anche essere capaci di indicarlo appunto ai nostri figli. È veramente prezioso questo che ci hai detto, questa immagine del pozzo è potente, e credo che ce la porteremo proprio nel cuore. E, tra l'altro, in un modo diverso, non parlando di pozzi, però anche con mio figlio in questi anni abbiamo proprio in qualche modo cercato di fare la mappa dei pozzi, che mi è sembrato sempre un modo, no, per accompagnarlo in questa speranza infaticabile, facendo un album di foto banalmente con tutti i nostri momenti più belli da quando siamo rimasti soli, e ogni tanto ce lo riguardiamo e ci ricordiamo appunto di tutti questi piccoli pozzi che durante il nostro cammino faticoso, però abbiamo incontrato, al quale ci siamo dissetati. Ed è bello, insomma, pensare che abbiamo bevuto a questi pozzi, ma continuiamo a camminare per trovare sorgenti sempre più belle, no? Sempre più pure. Quindi grazie, mi hai fatto tornare in mente anche questo momento bello che ho condiviso con mio figlio. E, intanto, voi, insomma, che siate collegati, se volete accendere il video, la webcam, così magari Nicoletta vede che ha parlato a delle persone reali in carne ed ossa, e sicuramente vedrà anche i vostri sorrisi, questa la farà felice, ecco. E, appunto, se qualcuno vuole fare una domanda, vuole chiedere qualcosa, penso che lei sarà molto disponibile. Vediamo chi rompe il ghiaccio. Sì, eccomi. Cristiano. Sì, no, volevo dire che, vabbè, a parte è stato bellissimo, perché mi sono ritrovato in tanti discorsi, nonostante sia passato, diciamo, poco tempo dalla mia separazione, sono neanche 2 anni. Comunque, in tante dinamiche che ho sentito stasera, mi sono ritrovato alla grande. E soprattutto in un episodio in particolare, nel quale sono stato io
pozzo per mio fratello, che ha passato anche lui un periodo brutto della sua relazione, e quindi mi ricordo perfettamente che c'è stato un giorno in cui, dopo una giornata che ho passato con lui, parlando di certe cose, e ho visto che la sua situazione è andata nel verso il bene, insomma, e questo non voglio prendermi nessun merito assolutamente, però già questo qui ha fatto sì che portasse su di morale anche me, nonostante le sofferenze poi che ognuno si porta dietro, ecco. Grazie Cristiano per la sua testimonianza. Prego. Comunque è vero, insomma, siamo un po' devasi comunicanti, no? Quindi più ci mettiamo in comunicazione tra di noi, anche con le nostre fragilità, poi magari appunto dalle nostre piccolezze in realtà c'è una goccia d'acqua per qualcun altro, che quel poco però è ciò che lo fa sopravvivere, lo fa andare avanti un altro pezzettino, un altro pezzettino. Quindi questo deve essere alla base, penso, no? Di tutto il nostro fare l'amore. Buonasera, sono Annalisa. Ah, Volevo ringraziare per questo incontro bellissimo. È veramente una bellissima opportunità che ci è stata data. E volevo fare una domanda. Dottoressa, lei ci ha lasciato questa domanda. C'è qualcuno accanto a me che ha bisogno di questo pozzo? E io mi chiedevo, ma il rischio di farsi questa domanda non è quella di diventare un po' Croce Rossina? Cioè di trovare la persona che ha bisogno di questo pozzo e di renderci noi, appunto, sì, croce rossine. Ecco. Non so se mi sono spiegata. sì, Annalisa, ti sei spiegata benissimo, benissimo. Al pozzo a me piace tanto come immagine, perché prevede che chi vuole dissetarsi deve fare la fatica di gettare giù il secchio e tirarlo su. Il pozzo non tira fuori l'acqua da sé. Cioè non è che ha dei momenti in cui sputa fuori l'acqua. Tu vieni e col secchio devi calarlo e poi tirarlo su. E devi far fatica perché è faticoso. E questo, secondo me, è ciò che ci tiene fuori da questa cosa della Croce Rossina, che io racconto anche tanto con la sindrome della ricerca del principe azzurro, no? Questa sindrome che è molto diffusa. Donne e uomini, secondo me è unisex, anche se l'immaginario è molto più femminile, cioè questo cercare qualcuno che abbia il ruolo del salvatore, e io il ruolo insomma, di quello che deve essere salvato, o viceversa, che io salvi sempre. Quindi il pozzo è una modalità in cui io ti posso regalare la mia acqua, ma tu devi fare la fatica di prenderla, se no non c'è possibilità. E questo ci mette un po' al riparo dalla sindrome della Croce Rossina, perché ci rendiamo conto che noi non possiamo fare la strada per gli altri. Non possiamo, non possiamo, non possiamo, non possiamo. E non perché non li amiamo abbastanza, ma perché ognuno deve camminare con le sue gambe. E non possiamo ricattare, sì, possiamo farlo, ti ricatto, ti stresso, ti spingo, ti tiro, ti minaccio, ti attraggo, possiamo fare tutto ciò, ma in realtà l'altro non percorre un tratto di strada. Ci viene a rimorchio dietro. Ora intendiamoci bene, nella vita di coppia non è che si cammina sempre paro paro, non funziona così. La vita di coppia è più tipo il ciclismo, secondo me rende bene l'idea. Cioè c'è un momento in cui siamo appaiati, ma non è così frequente. È più comune che ci sia uno davanti che taglia l'aria anche per l'altro. Uno davanti che pedala e magari ti fa fare un po' una fatica, ma l'altro dietro pedala e poi a un certo punto ci scambiamo. Ed è questo continuo che tiene viva la relazione. Quando invece ci sembra che c'è una rigidità di ruoli, uno solo che, allora a quel punto sì, c'è la Croce Rossina. Io posso essere pozzo per te perché ti posso aiutare e ascoltare le lacrime,
e ti posso indicare una via che ti potrebbe essere d'aiuto, o posso suggerirti una direzione verso cui andare, o posso raccontarti cosa ha fatto per me, cosa è stato per me qualcosa che mi ha fatto uscire dalle fatiche. Ma dopo di ciò tu dovrai camminare e non c'è altra possibilità. E questo è durissimo, soprattutto quando riguarda i figli, chi amiamo, per carità. Quindi, se chi arriva da noi ha tanta sete, se noi possiamo dirgli, io posso essere un po' di pozzo per te, ma lui continua ad essere assetato e non butta neanche il secchio, ecco, lì vale la pena dire, io non posso buttare il secchio per te, io posso essere pozzo, ma non posso essere altro. E questo è ciò che a volte ci aiuta a stare fuori dalla fatica della Croce Rossina, che è però una tentazione che se sappiamo già che in qualche modo ha a che fare con noi, ogni tanto vale la pena fermarsi e se abbiamo costruito un buon sistema d'antifurto, sentire se la sirena suona. Sentire se la sirena suona e fermarci un attimo. E rimettere tutto ciò che abbiamo imparato nel corso della nostra vita, tutto, insieme e vedere quanto di questa relazione adesso io così com'è non so se la terrei. O mi ricorda qualcosa che ho già vissuto e mi spaventa tantissimo. O è qualcosa che mi fa tornare indietro o avanti di questo passo. Grazie, è stata preziosa. Prego. Ciao, allora, io sono Cinzia, mi è piaciuto un sacco assistere a questa conferenza, la chiamo così, non so come definirla. Quello che io ho capito di me attraverso le domande che sono uscite fuori, sono separata da 2 anni, una separazione, se si può dire, bella, nel senso che siamo rimasti amici, abbiamo un buon rapporto, i bambini sono sereni, ci vediamo ancora spesso tutti e 4 assieme, niente di così travagliato, diciamo. Anche se quello che ha generato è stata comunque della sofferenza, difficoltà di gestione. Quindi io ho abbastanza le idee chiare su quello che vorrei in una relazione, mi sento abbastanza pulita, no? Cioè, so quello che non andava, so quello che andava, so quello che vorrei. Il problema è che io non so più chi sono io al di fuori di quella relazione, al di fuori di quella famiglia, al di fuori di quel gruppo sociale che eravamo nei quattro. E quindi fatico tantissimo a entrare in relazione con altri uomini perché non so più qual è il mio posto. E se so cosa cerco o so che cosa voglio essere, però in realtà mi sento fuori luogo, non riesco a far coincidere le cose e questo mi genera una frustrazione immensa e l'idea di vagare come se fossi bendata senza trovare mai appunto la mia poltrona. Beh, si parla spesso di divorzio legale e divorzio emotivo nella in mediazione familiare. Che cosa vuol dire? Cioè, l'aspetto legale, per legale non intendo solo quello della legge, ma definiamolo pratico, no? L'assetto nuovo che una famiglia si costruisce dopo una separazione, ok? Quindi gestire bambini, figli, eccetera, eccetera. E poi c'è l'aspetto emotivo, due cose che camminano con tempi diversissimi, diversissimi. Il divorzio emotivo è quella cosa, è quella maturazione piano piano per cui io mi ricostituisco come donna in relazione, come uomo in relazione e riesco a far pace con ciò che tengo e che mi piaceva e che funzionava del mio modo di essere in relazione prima e ciò che desidero e desidererei costruire. Cioè, è proprio una specie di cerniera quella che tu stai costruendo, Cinzia, che tiene insieme il tuo passato e il tuo presente. Ma la cerniera, anche se noi ce l'abbiamo e la usiamo da tutti i giorni, in realtà è un'invenzione recentissima perché è un capolavoro di meccanica e di elasticità e di coesione e di sicurezza, insomma, un capolavoro in tanti aspetti. Per cui, che cosa ti verrà chiesto? Ti verrà chiesto di intanto far pace col tuo essere donna, che è un essere donna mamma, un essere donna mamma,
sola in tanti aspetti. Quindi è un immaginario che è poco raccontato. Quando viene raccontato, è raccontato in modo anche solo dai film, o da disperazione, ok? O da mamme con 20 tate. Le vie di mezzo sono rarissime. Per cui tu devi imparare, perdonami Cinzia, tu non devi niente, sei bravissima e fai bene, tuttissimo, punto. Ti chiedo scusa. Ma è prezioso imparare a far pace con la mia storia, che è la storia di una donna che entra in relazione da mamma e che ha tutto un vissuto relazionale bellissimo, preziosissimo, molto impegnativo, che cammina con te, che cammina con te e che non è un minus, una zavorra, è quello che ti fa essere meravigliosamente Cinzia e che ti fa anche muovere con cautela e che ti fa dire mi sento disorientata. Certo che sei disorientata, cioè non sei disorientata Cinzia, sei bellissima, te l'ho già detto due volte, quindi è proprio vero, e fa tre. Però ti muovi in una realtà relazionale in cui cerchi una dinamica di coppia, ma tu hai un vissuto prezioso che cammina con te e non possiamo far finta che non ci sia, anche perché c'è proprio e tu sei questa donna qua per quello che hai passato. Quindi sii clemente con te stessa, tutte le mattine quando ti alzi devi guardarti allo specchio e dire piacere, sono Cinzia, una donna che è rimasta in piedi e che continua a crescere. Questo tutte le mattine te lo devi dire, tutte le mattine. E faccio pace con la mia femminilità e sto scoprendo la mia in questa crescita continua. È far pace con una parte di noi preziosa, ma noi non siamo compartimenti stagni, cioè noi siamo olistici all'ennesima potenza, viaggia tutto insieme. E a volte il disagio lo sentiamo quando ci sembra che un aspetto di noi cammini senza tener conto del resto. O ci sembra che la felicità sarebbe avere tutti i beni distinti. Ma non funziona così. Non funziona così. Ogni volta che lo facciamo, facciamo dei danni. E nella mia vita professionale ho visto che a volte è questione di attendere tempi in cui tutte queste parti si armonizzano piano piano, perché sono grandissime trasformazioni. Voi mi parlate di 2 anni, è veramente un soffio. Il tempo di cambiare casa, se abbiamo cambiato, ricostruire, stabilire i figli, chi va, chi viene, chi sale, chi scende, veramente la base. Di lì in poi si inizia a ripartire. E anche a far pace con le mie capacità di valutazioni. Sono questi gli aspetti più complessi quando proviamo a ricostruire una vita relazionale, perché abbiamo scommesso tanto, investito tanto nella relazione che si è chiusa e a volte viene meno. Allora, ma dici, ma allora, se non ho visto, se non sono stata capace di, sarà perché non sono proprio buona a vedere? No, non è perché non sei buona a vedere, anzi. Ciò che hai imparato dalla tua storia resta con te, cammina con te e ti rende per certi versi con delle abilità maggiori. Però anche questo, sei come un supereroe che ha più poteri, ma devi imparare ad utilizzarli, perché come Spider-Man all'inizio, che andava, insomma, aveva tutti i superpoteri ma non li sapeva usare. Questo è anche quello. Quindi la sensibilità, quello che hai, il tuo essere mamma, il gestire il tempo in un certo modo, l'apprendere a gestire i figli, il mantenere l'equilibrio con questo ex marito, che è una risorsa meravigliosa, ma costa anche una fatica, un impegno grande ed è bellissimo. Ecco, questo piano piano ti costituirà e farai pace con la tua femminilità, il tuo desiderio magari di avere una nuova vita di coppia e ciò che di diverso sta maturando Cinzia in Cinzia, piano piano. Quindi muoviti con cautela, ecco, però mi sembra che sia molto molto fisiologico quello che racconti, ecco. Vorrei terminare con questa piccola citazione che a me piace tantissimo e che è sempre legata alle relazioni di coppia e che è un pezzo di Italo Calvino del Barone Rampante, e così a me è piaciuto tanto e se possibile vorrei lasciarvelo perché i miei figli, il mio figlio più grande è del 2000, quindi ha
quasi 21 anni. Poi scendere giù, la mia figlia farà la maturità quest'anno, la terza mia figlia fa terza superiore, il quarto mio figlio fa, ma perché non devo dirvi i nomi, Teresa la più grande, Filippo il più grande, ho pure sbagliato i nomi, guarda qua, Filippo il più grande, poi c'è Teresa, Rita, Enrico fa prima superiore e il mio più piccolo Simone fa seconda media. E vedo le fatiche delle relazioni, le vedo al lavoro, vedo le fatiche che faccio io con Davide, insomma, e a volte mi chiedo, ma che cos'è che mi piacerebbe passare ai figli? Sai, l'eredità, non so, visto che non posso lasciare case, forse va bene così, anche sui soldi credo che sarò scarsa, ma fa lo stesso, però l'eredità, cioè quello che vorresti portassero via da me, e vorrei che non avessero paura a specchiarsi negli occhi di chi amano e vedersi e scoprirsi lì, perché è l'unico modo che hai per vederti tutto intero, almeno una volta nella vita ci vuole questo. E c'è questa frase di Calvino, che insomma, se possibile io ve la lascerei, che è questa, che dice: lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non si era mai saputo. Lei conobbe lui e se stessa, perché pur essendosi saputa sempre, questa diversità fra gli uomini e donne, pur essendosi saputa sempre, mai si era potuta riconoscere così. E auguriamo questo a noi e ai nostri figli. E vi saluto di cuore. E spero possiamo, insomma, restare vicini. Io ho un piccolo canale YouTube, Nicoletta Mussoreglia. Se avete voglia andare a sfrucugliare lì, ci sono alcuni video sempre sulle relazioni di coppia, alcuni piccoli piccoli, altri un po' più lunghi, e se no con i social ci teniamo in contatto, Instagram, Facebook o attraverso Sibilla, e spero che voi possiate continuare a narrare ai vostri figli che siete stati più forti di voi stessi, perché questa cosa qua a loro gliela dovete proprio. Ho l'indice, devo toglierlo. Più forti di voi stessi, perché sarà l'eredità che lasciate. Più forti di voi stessi, non per abilità, non per supereroi, più forti di noi stessi, perché un passo dietro l'altro è questo. Quindi più forte di me, quello a loro glielo dovete lasciare in eredità, perché hanno bisogno di questo tantissimo. Io vi ringrazio tanto e ci auguriamo la buonanotte. Grazie, grazie Nicoletta per questa serata, per tutti Grazie. gli stimoli che ci hai regalato. Sono sicura che ciascuno di noi saprà trarre il massimo dalle sue parole. Questa sarà di noi, in realtà è stata la prima volta, ma non sarà l'ultima, perché abbiamo in gestazione qualcosa di molto grande, di altissimo valore, ma non possiamo spoilerare niente. Comunque, tra quanti di voi sono collegati, se vogliono rimanere aggiornati su questa notizia, continuare a crescere insieme, Nicoletta sapete dove trovarla. Me mi potete trovare sul sito piufortedime.com. Tra l'altro, inserendo la vostra mail, ricevete subito in regalo una mini guida. E potete trovarmi anche sui social, su Facebook, Instagram e anche come podcast su tutte le principali piattaforme. Quindi Nicoletta, che dire, grazie davvero per la tua frizzante disponibilità e buonanotte a tutti, grazie di essere stati insieme. Grazie, grazie, buonanotte a tutti. Sì, Ciao! buonanotte. Ciao! Grazie, buonanotte. Ciao, buonanotte! Ciao! Buonanotte, grazie.